Prego. Scusate, si tratta di un fatto molto tragico. Signor Presidente, colleghi senatori, desidero ricordare in quest'Aula la figura del caporal maggiore scelto degli alpini Maurizio Giordano, morto in Pakistan lo scorso 11 luglio. Trentadue anni, militare inappuntabile e figlio modello della nostra patria, con una missione internazionale alpinistica promossa dall'esercito, insieme ad altri colleghi, era partito per l'Asia per ripercorrere e commemorare, dandone nuovo lustro, la prima ascesa al Gagebrum IV, 7.925 metri incastonati nella catena montuosa del Karakorum, che fu realizzata dagli alpinisti italiani Bonatti e Mauri ormai 60 anni fa. Una disgrazia imprevedibile, una lastra di ghiaccio che travolge tutto e tutti, non ha lasciato scampo al nostro valoroso concittadino. Questa notte a Malpensa le spoglie dello sfortunato militare torneranno sul suolo nazionale, dove la camera ardente sarà allestita nella frazione di San Benigno a Cuneo, di cui era originario. Sabato, nella cattedrale di Cuneo, Monsignor Aldo Giordano, lo zio di Maurizio, che è nunzio apostolico in Venezuela, officerà le esequie. La città di Cuneo ha proclamato lutto cittadino per il tragico evento. Una giovane vita che si spezza, lacera l'animo di chi rimane, e solo l'affetto enorme che la memoria del caporal maggiore ha suscitato e continua a suscitare a livello locale e nazionale può provare a lenire il dolore della mamma Ornella, del papà Angelo, del fratello Marco e della compagna Ramona. A tutti loro, oltre al mio personale caloroso abbraccio, giungano le condoglianze di tutto il Senato della Repubblica. Grazie. Grazie senatore Borghese. La Presidenza si associa al suo ricordo e la ringrazia. Ha chiesto di parlare il senatore Pugliese.